presentato ufficialmente il progetto con la campagna estiva, come sempre rivolta a turisti e villeggianti, per ricordare che la raccolta differenziata non va mai in vacanza. L'impegno del Cosmari e del CDA è quello di tenere sempre alta l'attenzione di tutti i cittadini su tutti i temi ambientali, proprio per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. Alfredo Perugini del CDA. Allora, la principale azione dalla quale dobbiamo muovere per questo tipo di risultato è l'informazione. L'informazione è cruciale per questo lavoro che ci apprestiamo a svolgere anche per l'estate 2019, per quello che riguarda la preparazione, gli strumenti, c'è tutto, per cui bisogna continuare a sensibilizzare comune per comune affinché il discorso della differenziata sia un successo a 360 gradi. Ovviamente l'impegno del Cosmari è sempre quello di migliorare da un lato i servizi, di avere impianti efficienti e moderni e di dare risposte a tutti i cittadini e ai comuni soci. Sì, beh, il Cosmari, lo dicevo prima, è un'eccellenza a livello nazionale. Il nostro Cosmari svolge un lavoro encomiabile e molto professionale, per cui anche da questo punto di vista siamo ben supportati, intendo come amministrazioni, come comuni, da una realtà eccezionale della quale mi pregio di far parte nel Consiglio di Amministrazione. Giulio Casciotti è il nuovo vice sindaco e assessore all'ambiente del comune di Potenza Picena, una realtà che si è sempre distinta per l'attenzione alla raccolta differenziata. Uno dei primi comuni ricicloni a livello regionale e nazionale in Italia, oggi una realtà che ha alte percentuali di raccolta differenziata e che vuole educare anche turisti e villeggianti su quelle che sono le buone pratiche proprio della differenziazione. Sì, va dato atto anche alle passate amministrazioni, perché per correttezza è giusto dirlo, che hanno intrapreso questo percorso virtuoso, percorso di sensibilità verso l'ambiente e che ha dato ottimi risultati. La collaborazione con Cosmari è stata ottimale, per questa che rappresenta un'eccellenza nel territorio, ci tengo a ribadirlo, e in questo voglio sottolineare un sincero ringraziamento verso i dirigenti, soprattutto anche gli operatori che tutti i giorni ci permettono veramente di tenere pulito il nostro territorio. È molto importante l'iniziativa di questa mattina, perché ci permette di sensibilizzare ulteriormente tutti coloro che vengono nel nostro territorio nel periodo estivo. E i turisti, come sappiamo, ce ne sono alcuni molto molto preparati, perché già abituati in altre realtà nella raccolta differenziata, ma altri che purtroppo per mille motivi non sono pronti a questo. Quindi queste giornate, queste campagne di sensibilizzazione risultano essere fondamentali, e in questo il Cosmari ha svolto un ottimo lavoro sempre negli anni, in modo particolare nel saper cogliere con attenzione questi momenti più critici, perché effettivamente qualche criticità, sia per l'aumento delle persone sia per appunto nuovi utenti, qualche criticità potrebbe riscontrarsi. Giuseppe Gognini, assessore del comune di Civitanova Marche, impegnato con tante iniziative a migliorare il decoro, la vivibilità, e in questo ovviamente la raccolta differenziata è uno dei leitmotiv. Sì, Civitanova Marche è da anni che porta avanti questo progetto, no, della differenziata, è un progetto che funziona molto bene, in effetti come comune anche noi superiamo il 70% di quello che riusciamo a riciclare, ma non è soltanto il discorso della differenziata, che noi abbiamo un problema nel periodo estivo che è un problema impositivo, perché noi raggiungiamo circa le 80-90 mila presenze, quindi prestiamo molta attenzione a quelle che sono purtroppo gli abbandoni lungo la città. Civitanova Marche è una città moderna, una città che deve crescere, una città che deve essere accogliente, e per i turisti che vengono nella nostra città dobbiamo dare un esempio di una città pulita con decoro, e su questo punto noi stiamo lavorando molto bene anche a livello informativo.
Questa è una campagna appunto rivolta a villeggianti e turisti, perché comunque l'informazione è fondamentale, deve circolare il più possibile, e ricordare appunto che la raccolta differenziata non va in vacanza. Assolutamente no, poi noi grazie alla Cosmary abbiamo avuto anche delle nuove indicazioni e siamo stati informati di tutti quanti i movimenti che la Cosmary fa. Noi per la prima volta nel comune di Civitanova Marche, perché eravamo carenti, creeremo una flag dove sia i civitanovesi che i turisti che vengono a Civitanova Marche possono collegarsi all'interno del sito internet del nostro comune e vedere come funziona la differenziata, dove si possono andare a prendere i sacchetti e come rispettare il nostro ambiente, al quale noi ci teniamo moltissimo. Giuseppe Giampaoli, direttore generale del Cosmary, consueta campagna di sensibilizzazione per appunto informare i turisti e villeggianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata. Ogni anno, lei ha detto bene, non è il primo anno, dicevo tra l'altro in conferenza stampa che abbiamo questo primato della costa maceratese, tutta, i tre comuni di Porto delle Grandi, Potenza Picena e Civitanova, che tanti anni fa insieme alla provincia iniziò questo progetto sia di raccolta differenziata lungo le spiagge che di campagna estiva per i turisti che vengono. Noi vogliamo semplicemente come dire, cercare di informare i turisti che frequentano i nostri tre comuni di come si fa la raccolta differenziata, di come si fa in queste nostre zone, dare gli strumenti, quindi la possibilità dei sacchetti, la possibilità di accesso ai centri di raccolta, tutto quello che è necessario e quello che fanno i cittadini che già residenti da noi. Credo che sia un tentativo di come dire, coinvolgere le altre i cittadini che già vengono da noi, ma anche realtà che hanno altri tipi di raccolta differenziata rispetto a noi. Certamente uno dei punti più critici dell'anno nei tre comuni è proprio l'estate, per una serie di motivi. Sicuramente c'è necessità di raggiungere tutte le utenze, forse non tutte riusciamo a raggiungere. Ci sarà anche probabilmente un lassismo da parte di chi va in vacanza, che spesso dico lascia in vacanza le buone pratiche, le lascia a casa. Una serie di motivi per cui i tre comuni della costa vedono d'estate un aumento della raccolta indifferenziata e un calo della raccolta differenziata. Ecco, questo cerchiamo in questo modo di, come dire, combattere questa tendenza e portare anche d'estate la raccolta differenziata ai livelli nostri, che sono molto molto elevati, oltre il 75%. Cosmary si conferma nella manifestazione nazionale dell'ecoforum dei rifiuti come uno dei consorzi da prendere ad esempio, sempre inserito nella speciale classifica redatta dal Ministero dell'Ambiente e da Legambiente Nazionale, ma inoltre si dimostra sempre attento a quelle che sono anche le situazioni eccezionali del territorio in questi giorni, con i vari danni dati dalle cattive avversioni meteorologiche. Comunque gli operatori sono subito intervenuti ripulendo le strade, le vie, le piazze da foglie, rami e da quant'altro portato dal vento. Beh sì, io credo che abbiamo fatto solo il nostro dovere, noi siamo un operatore pubblico che non può che mettersi a disposizione del pubblico quando in tutti i giorni, perché il nostro lavoro è quello, ma anche nelle avversità e nelle calamità. Da questo punto di vista devo ringraziare il personale, perché non c'è stato nessun rifiuto quando abbiamo chiesto ore in più, straordinari, doppi turni, perché ripeto, una delle nostre missioni è questa. Certamente dobbiamo pensare che questa struttura è un patrimonio della comunità, non è certamente un patrimonio del sottoscritto o del presidente o neanche di sindaci per certi versi, è un patrimonio della collettività. Noi passiamo come tutti, però ecco, è un'azienda che occupa oltre 550 persone, quindi che ha un indotto di almeno altre 100-150 persone, quindi è un'azienda che dà, vuol dire, da lavoro e da vivere a tanti cittadini maceratesi, che poi ecco, sa anche gestire, sa anche affrontare quelle situazioni. Credo che sia un patrimonio della collettività che vada preservato, e questa è la dimostrazione: quando c'è bisogno siamo tutti i giorni lungo le strade, anche d'estate, in condizioni ordinarie. Quando ce n'è bisogno è nostro dovere anche essere, come dire, fare ancora di più di quello che dobbiamo fare, e questo abbiamo fatto nei limiti di quello che è possibile fare. Tanto è vero che la nostra costa, almeno i comuni costieri che avevano problemi di turismo, nel giro di un paio di giorni, anche meno, abbiamo sistemato tutto anche noi e abbiamo contribuito a farlo.